Tra l'altro, una delle caratteristiche che abbiamo cercato di fare con il premio, per darvi dei dati, abbiamo messo assieme 10 incubatori in Italia. Ogni questi incubatori, oltre ai soldi, cioè, offrono proprio dei percorsi, per cui fanno sì che, non so, delle belle idee di impresa, a seconda delle caratteristiche che hanno, vengano individuate chi è più digitale, chi è più tecnologico, chi diventa più biotech, perché anche, chiamiamola, la geografia italiana si sta ridefinendo, per cui obbliga, visto che è diventata una roba di moda, però passata la moda, come roba per stare in piedi devono generare anche dei volumi, dei soldi, devono generare dei fatturati, per cui adesso anche gli incubatori si stanno specializzando in modo tematico, per cui abbiamo cercato di raggrupparli da nord a sud e creare una sorta di nuova geografia italiana. E poi abbiamo voluto mettere non tanto come dal punto di vista onorifico, ma dal punto di vista molto pratico, nelle giurie, specialmente nella prima, comunque grandi imprenditori, perché comunque c'è molta gente che ha voglia di investire in nuove idee, che ha piacere di... E per cui è un modo anche lì di avere, oltre che agli investitori classici, private o i venture capitalist, avere anche gente, non so, come Riccardo Illi, che fa tutta la parte, non so, del food, Federico Marchetti, che è quello che ha inventato Yux, figlio di un ferroviere, inventa Yux, insomma, che... prima di essere un'azienda che stocca abbigliamento, che dopo diventa leader, in realtà è una grande azienda di logistica. Mario Moretti, Polegato, che si è inventato le scarpe, le Geox, Profumo, che a sua volta sta diventando, la Sandretto Re Baudengo, per cui tutta gente che ha comunque molta connettività, per cui noi cerchiamo di mettere anche, che è un altro tema, una connettività evoluta attorno a il nuovo imprenditore, perché magari un incontro ti cambia la vita, cioè o un modo entri in una stanza all'interno della quale tu generalmente non potresti mai entrare. C'è un dato interessante, perché questa sera abbiamo anche Daniela Ducato, perché è una donna. Se vedete, l'innovazione è molto femminile, perché è un dato, in un mondo molto maschile, in realtà l'innovazione ha dei contenuti, moltissime donne guidano progetti di ricerca e nuove start-up. Si è inventata Edilana Staff, ed è coordinatrice del polo produttivo per la bioedilizia, la Casa Verde CO2.0, e anche qui penso che il progetto Edilana Staff sia un progetto molto interessante, perché lavora su... sotto casa, a chilometro zero, cioè si reinventa una roba che c'è in abbondanza qui, ma che ha bisogno di essere letta in modo nuovo. Prima mi ha detto: io sono una start-upper, tra virgolette, anziana, perché prima ho fatto i figli e adesso invece faccio impresa. Tanto voglio dire, l'emozione di sentire prima Matteo Marzotto che parlava di Gaetano Marzotto, del nonno. Lo dico come imprenditrice, perché credo che Gaetano Marzotto, Adriano Olivetti rappresentino per noi tutti imprenditori la strada. Loro sono stati prima di tutto tessitori veri di tessuti sociali. Hanno sempre coniugato la passione civile con il profitto. E quindi credo che questa sia la strada: essere imprenditori e non essere prenditori. Io sono un'imprenditrice, non lo dico per vanto, ma perché sono due cose diverse. E l'immagine, perché è utile dal mio punto di vista, come non persona che ha creato delle cose, ma come persona che fa parte di una squadra. Quindi io sono una delle tante persone che hanno creato sia Edilana, che nasce da sinergie di imprese, e successivamente coordino una sinergia di 73, fino a pochi giorni fa erano 72, 73 imprese che scambiano ricerca, e dove lo scarto di uno diventa risorsa dell'altro, un po' come in natura, dove i disoccupati non esistono, perché è chiaro che le formiche fanno con quello che scarta il petirosso fa con quello che scarta, e quindi in questa filiera ho portato un nido, penso molto importante, un alto esempio di bioarchitettura, un nido di ornero, che è un uccello argentino che costruisce con terra cruda, paglie vegetali, lanugine, e dopo che ha costruito il suo nido, che deve essere un nido con la massima efficienza energetica, igrometrica, acustica, la femmina entra nel nido, e se il nido non è perfettamente isolato e non ha la massima efficienza energetica, la femmina lo lascia, va via.
Perché? Perché è fondamentale il proseguo della specie. Essere custodi, generatori della natura, è fondamentale. Quindi noi umani, prendiamo esempio, questi sono i nostri esempi di ispirazione. Chiaramente noi facciamo prodotti che usano la tecnologia e dobbiamo guardare quello che ci sta intorno. Questo è un omaggio personale ai bambini, allo sguardo delle bambine e dei bambini. Io sono qui in una banca importante del denaro, ma io vengo fuori da una banca che scambia monete di tempo e visioni. E da questa visione, da questo ascolto dei nidi, è nata poi Edilana, da una visione bambina dei bambini, da un modo di guardare le cose, di poggiare lo sguardo sulle cose. Abbiamo imitato a livello industriale, perché voglio dire che il coi bente, lana di pecora, già esisteva. Quindi non abbiamo fatto un'innovazione di prodotto, bensì di processo. E ci siamo ispirati proprio agli architetti uccellini, perché non potevamo fare un prodotto che avesse le stesse caratteristiche prestazionali. Dovevamo fare qualcosa di superiore. E così, imitando il Pettirosso, è venuta fuori la tecnologia Edilana. È l'unica industria italiana del laniero a chilometro zero, del tessile laniero a chilometro zero. Chilometro zero vuol dire che noi abbiamo abbondanza di materia prima e chiudiamo il ciclo qui, con tutto ciò che abbiamo sotto i nostri piedi. Ho portato questa immagine, quando si parla di innovazione, le persone che lavorano dentro le aziende sono i primi innovatori. La loro visione, il loro toccare, il loro sentire, il loro agire, questo poi produce anche questa innovazione, quindi lo sguardo dei bambini, delle bambine, del territorio, di chi lavora nelle aziende. Questa è una posa di un tetto in lana, che non è solo un materiale ecologico, ma deve essere un materiale che si allinea con tutto ciò che offre il mercato, quindi anche con la petrolchimica. Non bisogna essere migliori perché ecologici, ma perché scientificamente si è migliori. E quindi io ringrazio anche la matematica, ovviamente, perché i dati scientifici sono importanti per definire cosa è meglio. Questa è di Lana Fly, è una coibentazione di un Airbus 380, che sono l'aereo passeggeri più grande del mondo, e come vedete si usa questo coibente proprio nella fase molto importante del precondizionamento a terra. E questa è una delle 30 innovazioni che verrà presentata a Parigi. Abbiamo inaugurato un anno fa circa allo scalo aereo di Fiumicino, e non ci hanno scelto perché era ecologico, perché hanno testato tantissimi materiali e non ce n'era uno in grado di far dialogare così bene il PVC, cioè la parte interna, con l'acciaio, la parte esterna. E quindi ecco che è nato questo prodotto, che appunto sarà a Parigi, al Salone dell'Aerospaziale e dell'Aeronautica. Poi chiaramente facciamo prodotti di ogni tipo. Queste sono le applicazioni per l'agricoltura, e anche qui sappiamo che in agricoltura produce tantissima petrolchimica. Immaginate solo i pacciamanti di plastica che produce l'agricoltura. Noi produciamo questi pacciamanti che, una volta che non si utilizzano, vengono riarrotolati come dei tappeti. E soprattutto, qual è la caratteristica? Che ci aiutano in terreni molto siccitosi a ridurre del 60% l'apporto idrico. Non solo, grazie proprio alla lana primitiva riusciamo anche a combattere molti organismi che insomma andrebbero a intaccare le verdure, grazie agli acidi grassi a catena corta della lana di cui è ricca, e al processo produttivo. Poi vari prodotti per il design, sempre questo è un tavolo di terra cruda, miele, lana, latte e fondi di caffè che si vanno a recuperare, perché anche il caffè è una risorsa, così come il miele. Ma quando parlo di questi prodotti parlo della parte che viene eliminata nella lavorazione, e che mi dispiace chiamare scarto, perché la parola scarto è una parola negativa. Quando io penso allo scarto penso a una cosa da buttare. Noi le chiamiamo eccedenze, perché anche le parole scolpiscono l'immaginario. Eccedenza vuol dire dono, vuol dire abbondanza, quindi io le chiamo
eccedenze, consentitemi di chiamarle così, un tavolo di terra, con la terra che sta sotto i nostri piedi e che può essere anche usata al posto del legno. Eccedenze di agricoltura diventano eccellenze di architettura. Tutto ciò che diventerebbe uno scarto, un rifiuto, può diventare ad esempio una cartella di colori. Friuli Venezia Giulia, utilizziamo proprio i caffè di lì, per cui quando andiamo a riciclare, a recuperare i caffè, lì suddividiamo e lì viene fuori una pittura dove, unita a terre, miele e appunto i fondi del caffè, lì otteniamo dei colori. Guardate che colori che si possono ottenere. Qual è il nostro scopo? Quello di essere imprenditori, produttori di paesaggio. Se tutti quanti coltivassimo vegetali per fare le case ecologiche, colori ecocompatibili, ci vorrebbero 4 pianeti, perché vorrebbe dire sfruttare il suolo. Noi siamo, dobbiamo essere anche difendere l'agricoltura, anzi l'agricoltura e l'architettura devono riprendere ad essere in qualche modo amiche, sorelle, e utilizzare i vocaboli dell'agricoltura per fare architettura è un'altra dei nostri ingredienti, della voglia di fare insieme. Io avrei finito, vi lascio con delle immagini di cose che facciamo, non che si potrebbero fare, che si potranno fare, che si possono fare, ma cose che noi realmente facciamo. 73 aziende, 400 diverse tipologie di prodotto, zero denaro pubblico, tante monete di tempo scambiato, e quindi questo è il messaggio. È importante l'economia del denaro, è importante anche l'economia della relazione per fare innovazione.